Per venerdì. Notizie del TG Ora, un dispositivo di sicurezza discreto ma efficace ha accompagnato ieri sera il presidente Sergio Mattarella giunto a Napoli presso Villa Rosberi, residenza collinare della città. Rispettata ancora una volta la tradizione, il presidente della Repubblica arriva nel capoluogo campano per trascorrere alcuni giorni di riposo dopo il Capodanno. Visita privata, fa sapere il Quirinale, e dunque nessun impegno ufficiale accompagnerà la permanenza di Mattarella in città fino a domenica. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata nel Tirreno meridionale alle 7.47 ad una profondità di 5 km. L'evento è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma a largo dell'isola di Capri. L'epicentro è infatti a 12 km dall'isola Azzurra. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in alcune zone dell'isola, soprattutto nel comune alto di Anacapri e in misura minore anche a Capri. Non si segnalano danni. Questo è per venerdì 24 novembre. Ci sono due posti lasciati vacanti dai magistrati Alessandro Milita e Luigi Alberto Cannavale, recente promossi procuratore aggiunto rispettivamente dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere a Salerno. Milita e Cannavale facevano parte fino a poche settimane fa della squadra impegnata in delicate indagini in materia di terrorismo internazionale. Un pool del quale resta a far parte il procuratore aggiunto Fausto Zuccarelli, il coordinatore a capo della sezione fino a luglio prossimo e il PM Michele Del Prete, specializzato in inchieste sul terrorismo e criminalità organizzata, che è in corsa per la direzione nazionale antimafia. Da venerdì sono aperte le candidature e a fine gennaio si conosceranno i nomi dei nuovi sostituti. Aggredisce la ex moglie in veste alle spalle il fratello di lei, arrestato per attentato omicidio a Fratta Maggiore in provincia di Napoli, un uomo di 37 anni. Le violenze nei confronti della sua ex duravano da parecchio tempo, la donna per questo si era infatti trasferita a casa dei suoceri. Ieri pomeriggio lei ha chiesto di vedere i figli che poi ha visto, nonostante questo è ugualmente andato in escandescenza, ha strattonato la sua ex moglie, ha colpito il fratello con una bastonata, la donna è riuscita a fuggire e si è diretta verso la stazione dei carabinieri per chiedere aiuto, seguita per da un venerdì altro 24 novembre per proteggerla. Nel frattempo lo ricordo a tutti, le sue spalle lo ha travolto procurandogli traumi e fratture, ha poi tentato di fuggire ma i carabinieri sono riusciti a fermarlo. Amara sorpresa per i consumatori, conseguente rammarico per i commercianti per l'avvio dei saldi invernali il 5 gennaio e non più il 2 come di consueto a Napoli. Ieri centinaia di napoletani e turisti hanno pensato di poter spendere usufruendo degli sconti, ma dovranno attendere fino a giovedì prossimo. La regione Campania ha infatti aderito a un accordo nazionale da cui si sono distaccate solo Basilicata e Sicilia, ieri via i saldi, e la Valle d'Aosta che comincia oggi. Banda del buco in azione a Napoli, nell'ufficio postale in via Brecce a Sant'Erasmo. In due, percorrendo il condotto fognario, sono entrati nella sede dell'ufficio attraverso un buco scavato sotto il lavandino del bagno. Paura tra i dipendenti e alcuni clienti in fila in orario di apertura. Da quantificare il bottino, quasi in contemporanea, un'altra rapina in una banca, questa volta nella zona del centro direzionale, dove due rapinatori hanno portato via 17.000 euro. Anche in questo caso erano presenti alcuni clienti. E bene il 24 novembre. Questa mattina il fuoco, sviluppatosi per cause non ancora accertate, si è impadronito della vettura abbandonata dal conducente in una manciata di secondi. I primi tentativi di spegnere l'incendio con estintori sono stati vani. Solo l'arrivo dei vigili del fuoco ha avuto la meglio sul rogo. Paura tra i passanti. Due, le autobotti dei vigili giunte sul posto. Invece il negozio di famiglia per ottenere i soldi per la droga. Arrestato un 47enne dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. È accaduto nel quartiere di Posillipo. I militari sono intervenuti mentre lui nel negozio dei genitori stava danneggiando i mobili e minacciava la madre e la sorella di fare loro del male se non gli avessero consegnato i soldi per comprarsi la droga. Il 47enne di Posillipo, incensurato, è stato bloccato e tratto in arresto per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. Confermata l'intensa ondata di freddo in arrivo dalla Russia, aria gelida dilagherà rapidamente dai settori russi su tutta l'Europa orientale, marginalmente quella centrale. Il grosso dell'ondata di gelo raggiungerà i Balcani, ma interesserà anche tutta l'Italia e in modo particolare a nord-est, adriatiche, regioni tirreniche, al sud, Sicilia compresa. Previsti venti forti e nevicate fino a quote basse.
Leonardo Pavoletti è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, l'annuncio lo ha dato lo stesso club partenopeo sul proprio sito. Lo ricordo a tutti, per venerdì 24 novembre, non la 9 che pure era ancora libera dopo l'addio di Higuain. Anche il presidente De Laurentiis ha accolto il nuovo acquisto con un tweet: benvenuto Leonardo. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapre News. Adesso io stacco.